Professor Mauro, cosa sta accadendo al sistema bancario italiano e anche cosa è accaduto nelle ultime ore alla Carichieti, alla Banca Carichieti? Beh, finalmente possiamo dire che è finito tutto un periodo di incertezza che si trascinava ormai da molti anni, per cui soprattutto le banche abruzzesi e la Carichieti nella fattispecie potranno cominciare a lavorare con maggiore tranquillità e minore incertezza rispetto al passato. Questo credo che sia l'aspetto più interessante da sottolineare. Poi è chiaro che dal 1 gennaio molte cose cambieranno per quanto riguarda le regole del salvataggio. Cosa cambia per i correntisti di Carichieti, se cambia qualcosa? No, per i correntisti non cambia assolutamente nulla, e mentre per gli azionisti ovviamente sì, perché le azioni sono state azzerate. Ma perché è accaduto tutto questo? E poi le chiedo anche, quello che è accaduto alle casse di risparmio abruzzesi ha a che fare anche con l'andamento economico della regione? Indubbiamente questo periodo di crisi ha influito notevolmente, sappiamo tutti che è stata una crisi devastante, per cui molti piccoli imprenditori soprattutto non sono stati in grado di restituire i crediti che erano stati in precedenza erogati, e questo ha influito negativamente perché ha accelerato il processo di, come è detto in gergo, di sofferenze. A questo si aggiunge alcuni fattori che hanno determinato il commissariamento, che ha ulteriormente appesantito il quadro complessivo, e quindi oggi, ecco perché dicevo prima, oggi le cose possono essere interpretate in maniera più ottimistica. Certo, la crisi che c'è stata in questa regione è stata forte, in alcuni grandi aggregati economici è stata più incisiva rispetto ad altre regioni, però credo che anche da questo punto di vista ci sia un segnale di ripresa non più oscillante, ma che sta diventando stabile di giorno in giorno.